Buongiorno a tutti amici e bentornati qui in compagnia del vostro Emanuele. Oggi, come ben saprete, 11 novembre è cominciato l'evento mondiale di shopping online, ovvero l'11/11, dove tutti i vari store online, AliExpress, Banggood, ma anche Amazon, propongono dei prodotti a prezzi super stracciati. È questa l'occasione per fare il vero affare e a tal proposito voglio parlarvi delle nuove cuffiette QCI HT03. Eccole qua nella loro confezione di vendita e sono un paio di cuffiette True Wireless che stupiscono per l'alta fedeltà sonora sia in ascolto musicale che per quel che riguarda le chiamate. Ma prima di partire vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sul like e commentare questo video, ma già che ci siete cliccate anche sulla campanella per non perdere le notifiche dei video futuri e date uno sguardo al canale Telegram dove vengono pubblicate appunto le migliori offerte del panorama tecnologico. E detto ciò, partiamo a bomba con la recensione delle QCI HT03. Partiamo quindi a bomba nel recensire queste QCI HT03 che si distinguono dalla massa già a partire dal cofanetto di ricarica. Infatti questo riporta una forma decisamente ovale, sembra quasi un ciottolo di un fiume levigato proprio dolcemente dall'acqua e questo è impreziosito da una texture che riporta dei mini cristalli. Il tutto rende molto più piacevole alla vista oltre che a un effetto premium, ma al tempo stesso, nonostante la superficie sia di tipo lucido, beh, questa non trattiene per nulla impronte e sporco in generale. La forma, peraltro così addolcita nelle linee, permette di inserire il cofanetto all'interno di una tasca dei pantaloni, anche ben aderenti, senza che dia particolari problemi. Ma a parte questo, vediamolo un po' più da vicino, perché sul frontale ci viene proposto un piccolo LED di stato, che appunto con due colori, luce verde, attesterà lo stato di carica della batteria superiore al 50%, mentre la luce rossa ci indicherà che la batteria al di sotto del 50%. Sul posteriore troviamo invece poi un pulsante che appunto ci permetterà di interrogare lo stato di carica del bussolotto senza doverlo per forza aprire, ma al tempo stesso tenendolo premuto ci permetterà di andare a resettare le cuffiette allo stato di fabbrica iniziale. Nella parte inferiore invece troviamo l'ingresso USB Type-C per la ricarica della batteria. Non abbiamo una ricarica wireless ma solamente di tipo cablato. Ad ogni modo la ricarica avviene in circa un'ora e la batteria da 380.000 mAh permette ben 4 ricariche delle nostre cuffiette che di base andranno a performare a livello di autonomia circa 3 ore e mezzo per quel che riguarda la conversazione, quindi in chiamata, e ben 5 o 6 ore per quel che riguarda l'ascolto musicale. E perché dico 5 o 6 ore? Perché questo dipende naturalmente se attiverete la funzionalità ANC, ovvero la riduzione dei rumori attivi. I materiali impiegati sono unicamente plastica, ma devo dire di ottima fattura. Peraltro il coperchio del nostro bussolotto, beh, si chiude in maniera magnetica. Abbiamo infatti dei forti magneti che tengono ben saldo il coperchietto, così come le cuffiette al loro interno. Inoltre è presente il sensore Hall, questo significa che una volta che avete già accoppiato le cuffiette al vostro smartphone, vi basterà semplicemente aprire il coperchio perché queste vadano direttamente in associazione col vostro smartphone. E una volta tirate fuori queste cuffiette ci accorgiamo che non scimmiottano per nulla lo stile di Apple o altre cuffiette in circolazione. Hanno proprio un loro ben design specifico con un driver dinamico di forma ovale da 10 mm. Abbiamo naturalmente un design generale di tipo in-ear e questo perché è presente la funzionalità appunto dell'ANC, così come la modalità di trasparenza. Abbiamo ben 4 microfoni a corredo, ovvero 2 per ogni singolo auricolare, che di base può essere sfruttato in maniera indipendente l'uno dall'altro, pertanto non abbiamo una cuffietta master. Sul gambetto, nella parte inferiore, troviamo poi la superficie touch che ci permette di andare a comandare tutte le nostre funzioni del caso e sono comandi davvero completi che andranno impartiti con dei singoli tap, doppi o tripli tap oppure una pressione prolungata, e questo ci permetterà appunto di gestire il play pausa, lo schermo
skip delle tracce musicali, così come direttamente il controllo del volume dallo smartphone, oltre che abilitare la funzionalità ANC o eventualmente la gaming mod. E proprio la gaming mod è un ulteriore plus per queste QCI HT03. Infatti già di base la latenza è davvero molto molto bassa, infatti abbiamo a corredo un Bluetooth 5.1 che sprigiona l'audio con i codec AAC SBC, pertanto compatibili con tutti gli smartphone. Ma abilitando proprio la gaming mod, il delay, quindi la sincronizzazione tra audio e video, viene davvero azzerato, permettendovi quindi di effettuare anche delle sessioni da gaming. Ma il vero stupore sta tutto nella qualità sonora, sia in riproduzione musicale che in chiamata. E a tal proposito, proprio per verificare la bontà dei microfoni e quindi la soppressione dei rumori ambientali, vi rimando a questa clip. E amici, prova sul campo di queste QCI dei loro microfoni. Mi trovo in autostrada all'interno della mia automobile, finestrino chiuso, con una velocità di 120-130 km/h. Insomma, io la bici la lascio prendere agli altri perché ho il culetto pesante. Andiamo ad aprire il finestrino e mettiamo la dura prova a queste QCI. Quindi finestrino aperto in autostrada, un vento che è praticamente contrario. Adesso vi porto anche un po' fuori con la faccia. Insomma, dite voi, giudicate voi, insomma, se queste QCI possono fare al caso vostro o se volete continuare a spendere le centinaia e centinaia di euro per cuffie che hanno solamente il nome e poc'altro. Dite la vostra, naturalmente, qui sotto nel box commenti. Come avete potuto notare, i microfoni lavorano davvero in maniera egregia e peraltro la funzionalità ANC riesce a sopprimere rumori fino a 35 decibel, quindi non eclatante ma sicuramente in linea con tutte le cuffiette in circolazione che costano molto molto di più rispetto a queste QCI HT03. Il suono che ne fuoriesce è davvero corposo, ricco di bassi e ricco di sfumature, senza avere insomma tonalità sballate tra medie, alte e basse. Insomma, delle cuffiette che stupiscono davvero per quel che riguarda proprio l'ascolto musicale e appunto anche la chiamata. Sono rimasto davvero impressionato per quel che riguarda la qualità che sprigionano queste cuffiette. Peraltro impreziosite da un ulteriore plus, ovvero la presenza di un'app companion, appunto la QCI, che ci permetterà di andare a impostare in maniera certosina proprio i comandi che vogliamo impartire tramite il touch, oltre che a eventualmente effettuare anche degli aggiornamenti. Firmware. Naturalmente possiamo agire dall'applicazione anche per la scelta dell'ANC o la modalità trasparenza e appunto la gaming mod. Un'applicazione che di base integra anche un equalizzatore, il che non guasta e che quindi risulta piuttosto completa. Ma veniamo al dunque, ovvero alle conclusioni, al prezzo di queste QCI HT03, che ragazzi, ve lo dico subito, vi stupiranno, perché pensate che su AliExpress, sullo store ufficiale di QCI, vengono proposte proprio durante l'evento dell'11-11 che si protrarrà fino a domani 12 novembre ad un prezzo bomba di 30,35 euro. E ragazzi, se pensate alle Apple AirPods Pro che costano ben oltre 200 euro, praticamente queste cuffiette ve le portate a casa con un settimo del prezzo delle cuffiette più blasonate della mela morsicata. E a mio parere la resa è davvero eccelsa, molto paragonabile proprio a quella delle Apple AirPods Pro. E se non potete proprio aspettare, sappiate che loro sono disponibili anche sullo store Amazon ad un prezzo che al momento, riscattando il coupon da pagina di acquisto, ve la batte di 10 euro, e quindi ve le portate a casa a 59,99 centesimi di euro, un prezzo un po' più elevato rispetto a quello di AliExpress, praticamente quasi il doppio, ma secondo me ne vale davvero la pena in entrambi i casi. Ad ogni modo, per maggiori approfondimenti trovate il link qui sotto in descrizione. E ragazzi, questo è l'affare che non dovete farvi scappare, perché cuffiette del genere saranno sicuramente apprezzati da voi, ma anche a chi eventualmente vorreste regalarle, perché ragazzi, Natale è vicino e questo è il momento di fare gli affari e cominciare a fare i regali di Natale. Ad ogni modo, io vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo a un prossimo e fantastico video. Ciao!